Ciao amici e bentornati sul mio canale. Oggi sono in una postazione un po' strana e con me ho anche indosso degli occhiali protettivi anti-laser perché andremo a fare il test e la recensione di questo bellissimo bestione, il nuovissimo incisore lanciato da Creality, il Creality Falcon A1 Pro. Ce ne saranno delle belle, andremo a incidere tante cose sia nel legno ma anche in metallo. Dato che il brand mi ha inviato anche questo fantastico e potentissimo modulo laser 2 watt infrarossi che serve appunto a incidere le superfici metalliche. Anche se a dirla tutta, questo fantastico incisore è capace di incidere su più di 350 tipologie di materiale. E prima di partire con l'analisi di questo incisore, vi do qualche consiglio per quanto riguarda la sicurezza. Come prima cosa vi consiglio vivamente di tenere un estintore a portata di mano. Come seconda cosa, e questo è molto importante, di acquistare degli occhiali magari che siano omologati sia per il laser a diodo blu ma anche per il laser a infrarossi utilizzato normalmente per incidere su plastica e sui metalli. E ultimo ma non per importanza vi consiglio di collegare il tubo fornito in dotazione e collegato nella parte posteriore dell'incisore a un estrattore di fumi, molto molto utile se per caso incidete nella vostra abitazione. Potete incidere soggetti con una dimensione massima di 27 cm x 36. Altra cosa importante, vi consiglio l'acquisto di questo bellissimo nino d'api in metallo che serve sia per migliorare il flusso d'aria ma anche per diminuire il rischio di bruciatura nella parte posteriore del campione. E questo gioiellino che vedete in primo piano è il modulo al laser al diodo blu da 20 watt e vi posso garantire che ha una potenza che è overboostata rispetto ai normali incisori da utilizzo casalingo. Questa che vedete è la ventola collegata al tubo esterno che avete visto in precedenza che serve ad aspirare i fumi prodotti durante l'incisione. Per quanto riguarda il movimento dell'incisore, abbiamo il classico tre assi X, Y e Z, dato che si alza e si abbassa regolandosi in base all'altezza del campione che volete incidere. Altra cosa molto interessante è questa bellissima telecamera che potete utilizzare sia per fare la calibratura ma anche per godervi dei timelapse o delle preview in tempo reale delle vostre incisioni. La potete attivare e disattivare con questo tastino. È dotato di un LED così da rendere maggiormente visibili tutte le operazioni di incisioni. In più, questo modello non è aperto ma completamente chiuso da questo case e non è un materiale qualsiasi ma è un materiale progettato e studiato per proteggere i vostri occhi dalla luce del laser. Inoltre, assieme alla dotazione base, avrete il manuale di installazione che è veramente molto dettagliato e soprattutto a colori con tutte le indicazioni precisissime, questo utilissimo cartoncino che serve a calibrare la telecamera dell'incisore, questa base 30x30 che serve appunto a calibrare l'incisore laser, il materiale per il montaggio come queste brugole, un adattatore, una spazzolina che serve per rimuovere lo sporco dopo tante incisioni e questo è importantissimo se per caso volete settare il focus in maniera manuale. Questi che vedete invece sono accessori insieme al nino d'ape che potete acquistare separatamente a partire da questo potentissimo modulo sempre griffato Creality Falcon 2 watt infrarossi che serve a incidere direttamente sul metallo. È completamente in metallo, molto robusto, qua c'è la griglia di dissipazione con la ventola, dopo l'andremo a montare perché proveremo anche a incidere sul metallo e questa è una bellissima scatola kit dove all'interno ci sono tanti materiali per provare l'incisore in varie situazioni, un bellissimo set di portachiavi in legno che potete incidere con i vostri nomi o anche il numero di telefono se per caso lo legate sempre a un animale, della stoffa di vari colori perché questo incisore può incidere anche sulla stoffa per cui potete anche utilizzarli per fare un po' di esperienza così una volta che avrete settato i parametri corretti potete procedere a stampare sul tessuto, una cornice su cui potete andare a incidere tutti i bordi e ultimo ma non per importanza tutte le targhettine in metallo, guardate che bella questa qua a forma di ossetto per i cani che dopo andremo a utilizzare e incidere con l'incisore preposto. E per quanto riguarda il prezzo di questo modulo laser viene venduto sempre sul sito ufficiale a $499. Sono presenti due sistemi di sicurezza interni per rilevamento delle fiamme così da spegnersi in maniera automatica se dovesse rilevare un principio di incendio. È anche presente un utilissimo tasto di emergenza che vi basterà schiacciare per interrompere l'incisione e anche una chiave di sicurezza se per caso avete dei bambini vi basterà chiuderlo, staccarla, portarla con voi e nessuno potrà usare l'incisore a vostra insaputa. E anche il coperchio è dotato di sensori magnetici. Se lo aprite vengono rilevati, infatti i due LED si attiveranno uno
e 2 di colore rosso, impedendo l'utilizzo del laser. Faccio veramente fatica a trovare dei punti deboli per quanto riguarda la sicurezza in questo Creality Falcon A1 Pro. Anche il display è bello grande e luminoso, tra l'altro compatibile con il wifi, per cui lo potete collegare sia al computer ma anche al vostro cellulare. Il peso totale di questo incisore si aggira intorno ai 17 kg. Qua c'è il tasto d'accensione, sono presenti due porte tipo C, una l'ho collegata direttamente al computer per creare e inviare i progetti da incidere e l'altra la potete utilizzare per delle chiavette USB di tipo C per scaricare tutti i vostri progetti. Questo è il cavo dell'alimentatore che vedete là in fondo e lo collegate direttamente alla corrente di casa e l'altro che serve a alimentare questo sistema di assistenza d'aria e tramite questo tubicino va a sparare aria compressa all'interno dell'incisore per diminuire ulteriormente il rischio di incendio e migliorare la qualità dell'incisione. E dopo circa un minuto ha già ultimato la calibrazione. Come vedete il puntino rosso corrisponde esattamente al centro del compensato. Adesso lo andiamo ad estrarre. Ho già aperto un progetto per iniziare le nostre incisioni. Troverete tantissimi progetti anche di modelli di legno scomponibili che poi potete colorare e ricomporre. Tornando alla scelta del mio progetto, eccolo qua, guardate che bellino, molto artistico, potete cambiare le dimensioni più grande e più piccolo ed è composta da due progetti, come vedete, dal riempimento che è la parte dell'incisione e la parte del taglio, perché infatti il quadratino verrà esattamente reciso in questa linea azzurrina. Sono curioso di vedere quanto tempo impiegherà a creare il nostro progetto. Come primo passaggio con la fotocamera dovete fare la preview così da capire esattamente le dimensioni corrette e anche se procedete manualmente col materiale, mi raccomando, procedete sempre con l'autofocus. Serve esattamente per capire l'altezza del materiale che la macchina andrà a incidere. E come ultimo passaggio cliccate su cornice per capire se le dimensioni del disegno che abbiamo selezionato siano perfette per la base d'appoggio. E ora che abbiamo fatto tutti i passaggi possiamo fare clic su inizia. Ed ecco qua, progetto completato, è stato sia inciso che tagliato. Nello schermo è venuto il messaggio col progetto completato, vi basterà schiacciare ok, lo tiro fuori delicatamente. Guardate come è venuto via al primo tentativo, questa è la sagoma, può essere anche utilizzata come base per un disegno e questo è il nostro pezzo forte, lo voglio appoggiare sulla scrivania per andarlo a analizzare nel dettaglio. Si vede perfettamente che le incisioni sono state fatte in maniera corretta e anche tutte le forme geometriche sono corrispondenti del disegno che avevamo selezionato. Quasi quasi lo vado ad attaccare nella mia postazione YouTube. L'incisione e il taglio è stato fatto in contemporanea in un unico passaggio, per cui vi consiglio veramente questo incisore non solo per la macchina in sé ma anche per il programma, che è veramente molto semplice da utilizzare, perfetto anche per i neofiti. Può essere utilizzato come puzzle a livello molto semplice per essere ricomposto nella base in cui è stato reciso. Lo andiamo a estrarre dal nostro incisore. Guardate che bellino, un bellissimo sottobicchiere per poter bere birra con amici. Per quanto riguarda la tempistica di incisione siamo stati intorno ai 4 minuti e potete anche regolare la quantità di incisione. Infatti ho fatto un po' di tentativi, qua avevo messo un po' troppa potenza, come avete visto è andato molto in profondità, e per ottenere questa incisione abbastanza delicata e non troppo incisiva ho impostato tramite il computer il livello di potenza 30. E ora andiamo a incidere anche questo bellissimo portachiave. Ho scelto questo micetto che ricorda un po' quello di mia madre, l'ho già inserito all'interno dell'incisore e ora siamo pronti per il test. Guardate già il laser come sta incidendo.
Guardate che spettacolo e la precisione dei dettagli, spero che si veda bene con la luce, sembra veramente un disegno a mano, l'incisione è perfetta, ho messo una potenza 40 per quanto riguarda questo progetto, vi consiglio di dargli una pulita una volta finita l'incisione così da tirare via tutte le impurità. E visto che questo lo voglio regalare a mia madre, voglio vedere la sua reazione in tempo reale, è qua fuori in terrazza a prendere il sole, ma metti giù un attimo il cellulare, allora guarda come sono venuti. Questo è un portachiavi col micio disegnato sopra. Stupendo, accidenti. Bello. Ti piace? Fammelo vedere da vicino. Sì, ci assomiglia a tamburino. Assomiglia al mio micio. E invece questo qua è sempre stato fatto con l'incisore, ha intagliato un quadrato di compensato. Ti piace? È un portafortuna. E ora andiamo a incidere anche il metallo. Ho già posizionato una targhetta come questa all'interno dell'incisore. Ho cambiato il modello del laser. Quello che vedete nella mia mano è quello che abbiamo utilizzato precedentemente per incisioni in legno. Il progetto l'ho già completato, è una bellissima targhetta con il nome Barry, è un regalo che voglio fare ai due miei amici che hanno un cagnolino di nome Barry. La parte con il nome Barry l'ho inserita come riempimento con i parametri di velocità 200 e potenza 100, l'altra parte decorativa molto più sottile l'ho inserita nella categoria incisione con sempre gli stessi parametri 200 di velocità e 100 di potenza di incisione. E ora che abbiamo preparato tutto il progetto e settato i parametri siamo pronti per incidere. Ed ecco qua che è partito l'areatore, sentite anche da vicino come sta erogando l'aria all'interno dell'incisore, provo anche a zoomare un po' con la telecamera per farvelo vedere ancora da più vicino, guardate che spettacolo! La nostra targhettina in metallo è ultimata, spero che non sia troppo fastidioso il riflesso, ecco da qua si vede molto meglio, non vedo l'ora di darla ai miei due amici perché secondo me gli piacerà tantissimo, guardate anche che simpatici i decori con la zampa del cagnolino, il Saturno e anche i cuoricini, il nome è venuto veramente perfetto, per cui vi posso garantire che questo modello di incisore anche per i metalli per quanto mi riguarda è approvato al 100%. E mentre vi faccio l'ultima carrellata passiamo adesso al prezzo e alle mie considerazioni finali. Per quanto riguarda il prezzo di questo Creality Falcon A1 Pro, viene lanciato sul mercato e sul sito ufficiale intorno ai 1100 euro. Se per caso vi siete anche voi innamorati di questo bellissimo incisore e vi volete divertire a incidere cornici, metallo, cuoio, tutti i tipi di tessuto, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E mi raccomando, guardate in maniera approfondita il sito perché all'interno ci sono anche tutti gli accessori che vi ho fatto vedere in questa recensione. Per quanto riguarda la mia esperienza di utilizzo, devo dire che mi sono trovato molto bene per tre motivi. Primo su tutte, la facilità di installazione è veramente quasi plug and play, tutte le informazioni sono ben chiare e distribuite all'interno del manuale di installazione e anche il supporto tecnico e tutta la parte del sito vi è veramente utile per capire passo passo tutte le procedure per l'installazione. Secondo motivo, la facilità di reperire tutti i progetti, dato che ce ne sono già tantissimi nel sito ufficiale Creality Falcon. E il terzo motivo, la velocità e la qualità di incisione, perché come avete visto dai timelapse e da tutti i progetti che ho creato all'interno di questa recensione, si è sempre comportato in maniera egregia e anche quando ha dovuto fare un'incisione e un taglio in contemporanea le tempistiche non sono aumentate drasticamente. Concludo questa recensione parlandovi perché è consigliato questo Creality Falcon A1 Pro. Onestamente io lo consiglio sia a un pubblico privato come posso essere io, ma anche a piccoli artigiani, perché è veramente un dispositivo professionale, ai cosmaker, essendo un mondo che conosco particolarmente, essendo anch'io un cosplayer, ve lo consiglio veramente perché con questo dispositivo aumenterete sia la qualità e anche la rapidità nella creazione degli accessori. Se avete qualsiasi domanda su questo dispositivo, mi raccomando, scrivetemela nei commenti. Se vi è piaciuta questa recensione, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Da Luca Tac e da questo bellissimo micetto sulla luna è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!